Va avanti la nostra notte, è arrivato il momento di entrare insieme in questo angolo, direi teporoso, ma di conoscenza comunque, con Barbara Marchan. Ben ritrovata, Barbara. Grazie, buonasera Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori che in questo momento sono sintonizzati su Bodo Nights. Sì, questo è un angolo un po' particolare, un salotto molto ovattato nel quale si può chiacchierare, si può pensare soprattutto. E questa sera io mi auguro di darvi un momento di serenità, di tranquillità, leggendovi il mio secondo racconto tratto dal libro Facebook Caffè. Il luogo dei pensieri, non so neanche se si trovi più in commercio, con autori vari, o meglio, autori utenti di Facebook, perché erano tutti racconti che alcuni utenti di Facebook selezionati avevano scritto ed è stato stampato su cartaceo. Quindi questo è il mio secondo ed ultimo racconto, quindi non vi preoccupate, ma secondo me vi faccio un bel regalino questa sera. Allora, mettetevi comodi. Comodi sulle vostre poltrone, sui vostri letti, sui vostri divani, dove siete in questo momento, e ascoltate la voce di Barbara Marchand. Mi sento molto extraterrestre. Questo è il titolo. Le sensazioni che provo vorrei raccontarle al gestore di questo caffè, ma è al buio che forse vorrei scrivere mentre mi risveglio nel cuore della notte senza motivo. E vorrei riaddormentarmi. Non ho mai avuto contatti di nessun tipo, almeno credo, con entità extraterrestri e men che meno manifestazioni paranormali. Meglio sì, adesso che ricordo meglio, avevo 27 anni. La mia infanzia può essere definita dorata, vissuta in un paese senza pericoli apparenti, con un'educazione borghese, della quale oggi, alla mia età, vado molto fiera. Perché mi ha insegnato le buone maniere senza ipocrisia, che se ne dica. Ma a dire della mia famiglia, quando ero molto piccola, prima che compissi un anno, ero già molto seria. Una bambina indaco ante litteram? Mi mettevano sul vasetto e per ore, circondata dai miei giornaletti, presumo di Walt Disney, mi concentravo sulla pseudo lettura senza curarmi degli altri e fischiettavo. Sì. Avevo i capelli ricci talmente folti da essere una cuccia per il mio gattino che dormiva sulla mia testa senza che mi infastidisse. Poi sono cresciuta e intorno ai 10-12 anni ho cominciato a leggere i fumetti di Nembo Kid. Era un appuntamento in edicola che non potevo mancare assolutamente. Potevo rinunciare ad altre cose, ma non al mio giornaletto che parlava di pianeti lontani e di poteri straordinari, di criptonite, raggi laser, che mi sembrava di capire benissimo. Parliamo del periodo di poco precedente agli anni 60. Crescendo, mi sono sempre interessata, ma da lontano, a tutto ciò che è esoterismo, senza mai approfondire più del dovuto. Mi sono laureata in lettere, ho cominciato a lavorare a Radio Monte Carlo, ho avuto una gioventù come quella di tante altre donne che già lavoravano, incentrata sull'amore, che si crede sempre eterno. Sono arrivata all'età adulta e qui tutto è cambiato. Ho pensato alla maturità proprio per via della mia età. Ho pensato a una crescita spirituale che sicuramente c'è stata, ma penso sempre di più a un mio stato anomalo in confronto a quello terreno. Non perché io sia più sensibile di chiunque altro, ma proprio perché sono particolarmente attratta da tutto ciò che potrebbe non essere di questo nostro mondo. Da un po' di anni a questa parte tutto ciò che riguarda la vita intergalattica mi affascina, ma non come un mistero, piuttosto come qualcosa che mi appartiene. Mi sento proprio coinvolta in modo naturale. Faccio una specie di fritto misto di tutto ciò che leggo e che vedo, ma sono curiosa e tanto. È una felicità continua. Mi sento bene. Il mio DNA forse cambia, ma tutto mi sembra così naturale. So essere molto pragmatica e razionale, ma molte volte ciò che agli altri sembra irrazionale per me è normalissimo. Mi si parla di missing time, io non ricorderei di essere stata eventualmente rapita per volontà proprio degli extraterrestri, chissà. Di abduction si parla sempre più spesso, non c'è niente di impossibile.
In Francia si dice la parola impossibile, non fa parte del vocabolario francese. Anche fisicamente mi sento molto diversa dagli stereotipi di oggi. Io porto i capelli cortissimi da quando avevo 18 anni, andando all'epoca come oggi controcorrente nella moda. Ho un facies particolare, non sono né bella né brutta, secondo i criteri di bellezza che oggi sono veramente esasperati. L'episodio paranormale di cui ho accennato all'inizio è successo intorno ai miei 27 anni. Vivevo già a Roma, da sola, fresca di divorzio, in un piccolo attico sottotetto sulla Cassia. Una sera forse mi sentivo sola, non so. Ho implorato mio padre, scomparso quando avevo 14 anni, di aiutarmi. La luce si è spenta più volte, a intervalli brevissimi, e ho avuto un certo timore, che però è passato subito. Era estate, lasciavo le finestre spalancate per far entrare un po' di frescura della notte. A un certo punto tre pipistrelli sono entrati in casa. Mi sono fatta forza e sono andata a prendere la scopa per cacciarli via. Niente da fare. Mi sono chiusa in bagno piangendo e ho aspettato. E come se niente fosse, dopo un po', non so quanto, sono usciti da dove erano entrati, lasciandomi frastornata. Sono molto attenta alle coincidenze, ai casi necessari, come li chiamo io, e sento di avere una mano sulla testa che mi protegge. Vivo in uno stato molto particolare, quasi di grazia. Sono molto consapevole, questo sì, di come deve essere, dove deve andare la vita, di non aver paura della morte, che ci sia o no qualcosa dopo, dell'importanza dell'attesa. Insomma, sono un casino, ma che bel casino. Tutte le sensazioni che provo, vorrei raccontarle al gestore di questo caffè, capace col suo silenzio di lasciarmi riflettere. E questo è il piccolo cameo, il piccolo regalo che vi volevo fare questa sera, augurandovi una buonanotte sempre dai microfoni di Border Nights e dalla vostra amica Barbara Marchand.